diamo ufficialmente il benvenuto al Coro La Rocca al nuovo maestro. Voi sapete che abbiamo avuto per 5 anni il maestro Lino Mondacuri, che adesso ci ha lasciato, ma noi abbiamo un super maestro che si chiama Roberto Daducci. Allora Roberto aprirà la serata, al pomeriggio, con un canto gardesano. Lago corra invece del mio
rocchinassa, la torretta anco de ghi, e la rocca na fogassa, per saziarsi un pochettin. Ah, 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 dai pesati tutti mati, e il proverbio va a cantare, la esode grandi fatti, thank you.
tanta voglia di dire, ho tanta, perché? Questo tempo noi l'abbiamo dedicato a lui, perché questo è il nostro regalo, Beppe. Adesso ti leggo la lettera. Il nostro regalo che ti ha fatto il Giorgio, ti ha regalato questa canzone. Giorgio? Sì. A me fa piangere. Dopo descondo. Allora, Beppe, ascolta. Caro Beppe, buon compleanno. Tutto questo spettacolo è stato pensato per te. Non parlo piano. No, capito le mie cose. Il regalo che abbiamo voluto farti non è materiale, non abbiamo speso soldi, ma è di sentimenti, ricordi, riconoscenza e affetto. Tu sei stato il cantore dei cantori, portando nei cuori di tutti emozioni e ricordi di una musicalità piena, vera, piena di passione. Hai emozionato i tuoi compaesani, gli amici, i turisti, persino un re è rimasto incantato dalla tua voce così piena di calore e di sentimento. Questo tuo grande dono l'hai trasmesso, senza mai prevalere sugli altri, ma includendo gli altri. Ecco perché ci siamo impegnati per portare oggi in scena questo 80 voglia di rivederli. Cioè, ho tanta voglia di ritornare al passato per godere ancora delle cose che con te abbiamo fatto su questo palcoscenico che ti ha visto sempre protagonista. Ognuno di noi ha messo il suo impegno per imparare questo brano che Giorgio ha musicato per te, così da offrirtelo per un compleanno da ricordare. Per il coro La Rocca sei stata una guida più esemplare, sei ancora la nostra roccia e sarai sempre l'esempio da seguire. Ti vogliamo un mondo di bene, il tuo coro. Partiva dalle 9, 8 e mezza, 9 da Garda, arrivava verso mezzanotte.
perché tra carta guardo lì per mia, ma che ne è che la rama del tonio quella, e arrivava sempre a mezzanotte. E allora che sta ne vedi un medico, mi ha convocato tre sere così senza vederla. Oddio, fa la serenata. Avete fuori? Perché aprile non è aprile, è la canzone che lo faceva anche a chi a Garda, che era, mi ricordo, mi pagava da Gotti. Chi a Garda veniva sempre a passare l'istà, era una che leggeva il telegiornale su Televerona, e la veniva lì da Pinella, e che era la Gambo Rosso, uno di quelli della televisione. Una volta gli ha legato, ora andai in cerca, che era quelli che gestiva Galvis, che era una locanda notturna, mica me va bene a misso, ma so. E allora mi ha un bel venti, e mi ha clamoroso, vieni sotto la finestra che ti fai una serenata, e ci sono una vena folla, se credi che sia me. No, vedi, domani passi dal Calvis, ti vedi tutta la birra che te go. Che idea, altre scene. Va lì, e che fa, però aprile non è aprile. E via la canzone, la vedi fuori, l'ho letto Carlo che dice a quelli del Calvis, che so che non ti sei mia figlia, il Beppe che canta, quello di il peccato domani. E dico quant'ha l'usignolo e dopo gli fa la pace, se no mi sono stato con te, ecco. Ma di serenate ho fatto tante, a Gotti, insomma, non è che mi capisci a schei, la di dopo, passa della che offrenda a birra, passa della che cioè, fa delle cantene serenate così. E ora stasera, per aprire non aprire, già che dovrei essere ancora la Madonna se non è scappata. Quando canto bene e fa qualcosa a me la va via. Da Bartolini, dai! Ecco. Allora, cante. Sei diventato tu il simbolo, signore. Thank you.
cantava, le veniva ancora tutte e tre alla finestra. E lei che diceva, regina, vai alla finestra, ben Beppe che canta, ben Beppe che canta. E la stessa la diceva, mandelo a capo e brigo da merda.